Strangolata, con il cranio fracassato e la testa infilata in una busta di plastica. È questa la macabra scena che si è trovato davanti. Il primo soccorritore della sessantenne, Caterina Susca, rinvenuta a cadavere poco prima delle 14 in un complesso residenziale di Torre a Mare. Sul posto è intervenuta la polizia con la sezione scientifica che sta effettuando i rilievi del caso. Stando ad una prima ricostruzione degli inquirenti, potrebbe trattarsi di una rapina finita male. La dinamica però è tutta da ricostruire. Sono stati i vicini a dare l'allarme. Gli stessi hanno riferito alla polizia di aver visto qualcuno scappare dalla villetta a due piani dove la sessantenne viveva. La donna era sposata e aveva due figli.